Amici di cerignolaviva.it, siamo qui con il vice sindaco, il dottor Pezzano, con gli stati generali delle politiche sociali, ecco, assessore, vice sindaco con delega alle politiche sociali. È un buon punto d'incontro questo per fare il punto delle situazioni su un settore che ne ha bisogno di fondi e soprattutto di tanta gente in questo terreno. Certo, oggi l'incontro di oggi, questa due giorni, abbiamo voluto organizzarla proprio per accendere i riflettori sulla città di Cerignola, accendere i riflettori sia su quanto di buono è stato fatto e sia su quelle che sono le politiche sociali del futuro. Cerignola diventa palcoscenico delle politiche sociali della Regione Puglia e non solo. Abbiamo l'onore di ospitare esponenti autorevoli della Regione Marche, della Regione Campania e della Regione Molise. Che cosa vogliamo fare con questa due giorni? Vogliamo far sì che il modello Cerignola, quelle che sono state le buone pratiche fatte nella nostra realtà, siano, diciamo, prese ad esempio anche in altre comunità, e allo stesso tempo noi riceviamo quello che di buono è stato fatto altrove e cerchiamo di importarlo nel nostro contesto. Questo è l'obiettivo di questa due giorni. Stiamo procedendo sulla buona strada, i dibattiti sono di altissimo livello e il motivo per cui abbiamo fatto questo è anche per far sì che Cerignola venga ricordata non solo come la città dove la cronaca nera la fa da padrona, ma dove gli incontri di altissimo livello, dove le buone prassi siano, diciamo, prese ad esempio anche da altri contesti e quindi Cerignola venga apprezzata anche in altri posti d'Italia. Ecco, da quando lei è entrato in carica come delega ai servizi sociali ha fatto tante buone cose, si sono avviate come anche nel campo dell'infanzia, come il primo asilo nido comunale, mi viene da pensare anche agli ex stalloni praticamente che verranno ritrasformati come edificio adibito, e c'è anche sempre di più, mi viene da dire, la presenza, ecco, di una chiesa sempre adibita verso il più povero, verso i servizi sociali che esce fuori dai famosi palazzi, ecco, l'aiuto del Monsignor Luigi Renna che ha presenziato in questi due giorni. Certo, la rete è fondamentale per intervenire in un'area di disagio molto estesa come quella presente oggi nel nostro territorio. Occorre una rete organizzata e una rete che viaggia nella stessa direzione. Quindi io ritengo che Cerignola abbia un terzo settore abbastanza attivo, abbia la vicinanza della diocesi che è abbastanza presente riguardo a queste tematiche, e un'amministrazione comunale che deve avere il compito di mettere in rete tutto quello che di positivo c'è. Cerignola da questo punto di vista è una realtà all'avanguardia, il terzo settore è un terzo settore abbastanza attivo, la capacità da parte nostra deve essere quello di farlo lavorare in sinergia e farlo andare nella stessa direzione. Credo che i primi risultati si stiano vedendo, però la strada da fare è ancora molto lunga. L'ultima domanda, i progetti vostri futuri come assessorato ai servizi sociali, quali sono le sfide che vi aspettano? E poi soprattutto un'altra, mi viene da dire, è notizia del Fatto Quotidiano ultimamente che ha fatto notare che c'è un clan mafioso a Cerignola che se si unisce insieme con Foggia, Sansevero, diventa la quarta camorra, se non vado errato. Ecco, quanto è importante fare prevenzione anche nelle scuole per togliere i bambini dalla strada. È determinante, la prevenzione è determinante per combattere la criminalità. Io ritengo che sia le politiche sociali che il settore cultura e pubblica istruzione svolgano un ruolo determinante da questo punto di vista, perché hanno, diciamo, il dovere di insegnare alle nuove generazioni quale deve essere il percorso di vita fatto lontano da quelle che possono essere le tentazioni della criminalità. Da questo punto di vista l'impegno è arduo, però ci stiamo mettendo la faccia, sia noi che quella rete di cui parlavamo prima. Io credo che Cerignola debba continuare ad insistere su questo percorso, interventi sono stati fatti, li ricordavi tu poc'anzi, dagli asili nido, i centri diurni per minori, il centro di violenza, la Casa della Solidarietà, i progetti SPRAR, sul campo dell'immigrazione siamo all'avanguardia, lo sportello dell'immigrazione intitolato a Stefano Fumarulo. Forse eravamo un po' carenti dal punto di vista degli interventi nei confronti degli
degli anziani. Anche su questo stiamo provvedendo, non ultimo l'intervento strutturale rispetto agli ex stalloni, dove nascerà un centro diurno per anziani e soprattutto una residenza sanitaria per anziani, un RSA, che inizierà a vedere la luce dai primi giorni di settembre, quando cominceranno i lavori, in modo tale da dare anche a coloro, diciamo, che ormai hanno raggiunto un'età avanzata, un luogo dove potersi confrontare, un luogo dove poter ricevere assistenza, un ruolo dove potersi sentir parte di una comunità. Perfetto, grazie Vice Sindaco, alla prossima. Grazie a voi. Perfetto.